Grazie mille a tutti, al team per i super lavori, anche per le persone alla casa, per chi ha visto i corsi e anche ancora al team che ha fatto un molto molto bene il lavoro, sì. Così ha voluto ringraziare Patrick Niederhauser, pilota del team Jänzer Motorsport, dopo aver conquistato il titolo di campione italiano 2011 della Formula ACXI Abarth. Niederhauser è stato il grande protagonista della stagione, in testa sin dalla prima gara di Vallelunga e messo in discussione in classifica solo in due occasioni. L'ultimo weekend di gara per il campione italiano Formula ACXI Abarth Selenia inizia con la pole position di Michael Hetsch e con un colpo di scena già nel giro di formazione della prima gara del circuito monzese. Mario Marasca, a podio nella gara del Mugello, commette un errore appena fuori dalla prima variante nel tentativo di scaldare gli pneumatici, perde il controllo della monoposto ed è costretto ad abbandonare la gara ancora prima del via. Gara 1 vede una griglia di partenza di 26 piloti e allo start è subito Sergei Sirotkin a prendere la testa della corsa, approfittando della partenza indecisa del poleman Hetsch. Alla prima variante entra per primo il russo di Euronova, seguito da Niederhauser, Hetsch e da Luca Ghiotto. Già al secondo giro si aprono le danze per la testa della corsa e sia Niederhauser su Sirotkin sia Ghiotto su Hetsch tentano di passare alla prima variante, ma devono desistere e le posizioni rimangono invariate. Ottimo lo spunto di Lorenzo Camplese, che si ritrova in quinta posizione dopo essere partito dalla dodicesima piazza. Gregor Ramsay, giovanissimo pilota scozzese all'esordio nel Tempio della Velocità di Monza, è autore di un incidente tanto spettacolare quanto innocuo. Infatti, il pilota d'oltremanica scende dalla sua monoposto distrutta con le sue gambe, ma l'ingresso della safety car è obbligatorio. Dopo due giri dietro la safety, la gara può riprendere e i giovani piloti sono bravi ad evitare contatti all'ingresso della prima variante. Iniziano le lotte per conquistare qualche punto nelle retrovie. Barabeg tenta il sorpasso su un'ottima Vicky Pria, che gli chiude la porta alla variante della Roggia, ma il duello tra Zonzini, Bonifacio e Samin Gomez è molto acceso, con i tre piloti che si danno battaglia per recuperare terreno. La direzione gara infligge una penalità a Lorenzo Camplese, che supera Ghiotto in regime di safety car, ma quando il pilota abruzzese rientra ai box, il suo compagno di squadra Dustin Sofian va lungo alla parabolica, impattando le barriere e costringendo ancora la safety car ad entrare in pista. Altri quattro giri dietro la safety e la gara riparte con solamente due giri da percorrere. Alla ripartenza Niederhauser è più veloce e arriva alla prima variante davanti a Sirotkin, ma il russo non ci sta e, compiendo una manovra perfetta, infila lo svizzero di Jänzer Motorsport, che perde altre due posizioni ai danni di Michael Hetsch, autore di una staccata al limite, e a Nicolas Costa. L'ultimo giro è pieno di colpi di scena. Ancora la prima variante, teatro di uno spettacolare sorpasso di Riccardo Agostini, che passa in terza posizione, ma Niederhauser a sua volta supera con decisione Nicolas Costa e si lancia all'inseguimento del padovano. Solo in parabolica Niederhauser riesce a riprendere la terza posizione. Sul traguardo è Sergei Sirotkin a trionfare e a passare in testa al campionato italiano per un solo punto. Che dire, ho fatto una buona gara anche se nelle qualifiche non sono stato il più veloce. La gara è tutta un'altra storia, è un tutti contro tutti e sono riuscito a fare una buona manovra alla prima curva. Il problema vero sono state le due safety car. Ogni volta che riuscivo a creare un gap, entrava la safety car e dovevo iniziare tutto da capo. Seconda posizione per Michael Hetsch, autore come sempre di una gara molto aggressiva. Sì, perché ho visto tutti e due che si volevano passare, ho visto un piccolo spazio per me, ho provato e sono riuscito a passare lì. È stato difficile perché era una gara difficile con tanti safety car che sono arrivati, ho una brutta partenza all'inizio anche. Patrick Niederhauser taglia il traguardo terzo e sul podio traspare un po' di timore per un campionato che rischia di sfuggirgli di mano proprio all'ultima gara.
I wanted to win the race today. I knew that Sergei and volevo vincere la gara oggi, ma Sergei e Mikhail erano molto veloci. Il mio obiettivo non era quello di chiudere oggi il campionato, ma volevo portare a casa al massimo dei punti. Dopo la seconda safety car ho visto Hatch negli specchietti in fondo al rettilineo che arrivava molto veloce e forse avrei potuto chiuderlo, ma rischiavo un contatto. Ho perso due posizioni e sono riuscito a passare Agostini solo all'ultima curva, con una bella manovra. Ora la classifica è molto corta e in gara 2 dovrò mettercela tutta per vincere il titolo. Gara 2 non vede schierate in griglia le monoposto del team Euro International e nonostante il super lavoro dei meccanici del team BVM, nemmeno la monoposto di Gregor Ramsey, incidentata dopo gara 1. Anche Giorgio Roda non si schiera. Il comasco, appena uscito dalla corsia box, ha un problema al motore e deve parcheggiare nell'erba con grande disappunto. Al via, Bruno Bonifacio in pole per l'inversione della griglia scatta bene. Arriva per primo alla staccata della prima variante, seguito da Robert Visoiu e Nicolas Costa. Sergei Sirotkin e Riccardo Agostini entrano in contatto e il padomano deve abbandonare la gara, mentre il russo, in lotta per il titolo, deve ripartire dalla 17ª posizione per sperare ancora nella vittoria. Alla curva del serraglio, Visoiu e Costa riescono a superare il leader della gara e ne approfitta anche Patrick Niederhauser, che si porta in terza posizione. Nel corso del secondo giro, Luca Ghiotto, in staccata alla variante Ascari, perde il controllo della sua monoposto e finisce contro le barriere di protezione. Nessuna conseguenza per il pilota, che continua ad avere una grande sfortuna nel campionato. Niederhauser è scatenato e nel corso del terzo giro passa Nicolas Costa sulle rettifilo prima della parabolica, lanciandosi all'inseguimento del suo compagno di squadra in testa alla corsa. Il quarto giro vede l'inizio del duello tra Yoshitaka Kuroda e Bruno Bonifacio. Prima il giapponese riesce a passare davanti al brasiliano delle Prema Power Team alla parabolica, poi al giro successivo Bonifacio si riprende la posizione, mentre Kuroda ne perde un'altra ai danni di Hatch. Alla lotta 3 si aggiunge anche Sergei Sirotkin, che nel frattempo ha recuperato molte posizioni. Al sesto giro Niederhauser passa a Robert Visoiu e conquista la testa della corsa per non lasciarla più, anche se viene spesso insidiato dal suo compagno di team. Hatch, Sirotkin, Kuroda e Bonifacio nel frattempo continuano la lotta per la quarta posizione. Prima Sirotkin passa Hatch alla parabolica, poi Hatch tenta di passare alla roggia, ma il russo esce più veloce e ritorna davanti. Al decimo giro un contatto costringe Vicky Piria al ritiro in prima variante. Kuroda passa Bonifacio sul rettilineo e Hatch torna davanti a Sirotkin. Alla fine Kuroda guadagna spazio e si lancia all'inseguimento di Nicolas Costa, riuscendo a superarlo ad una tornata dal termine. Alle loro spalle però continua la lotta, con Hatch che taglia la prima variante e poi va lungo alla roggia, mentre Sirotkin riesce a passare lo svizzero alla parabolica. La gara di Sergei Sirotkin e i suoi sogni di portare a casa il titolo italiano però finiscono nel corso del penultimo giro, quando Bonifacio, alla parabolica, tocca il russo da dietro e i due finiscono fuori. Così al traguardo Patrick Niederhauser può far esplodere tutta la sua gioia per essere il nuovo campione italiano. Ho avuto una stagione fantastica. Abbiamo lavorato molto durante l'inverno per avere una buona messa a punto della macchina. Dopo un inizio di stagione molto buono, verso la metà della stagione, ho iniziato a commettere errori e a fare qualche incidente di troppo. Anche la sfortuna non è stata poca e ho perso molti punti. Alla fine siamo arrivati molto vicini e dopo gara 1 sapevo di dover fare di tutto perché era la mia ultima possibilità di vincere il campionato. È stato un grande anno, ho vinto molte gare e ora sono veramente felice. Really happy that I won the championship. Terzo podio stagionale per Robert Visoiu, il giovanissimo pilota di Jenser Motorsport, che ha tagliato il traguardo in seconda posizione. È stata una stagione molto dura per me, era la prima in monoposto. Il mio obiettivo era solo quello di fare esperienza e crescere il più possibile. Sono molto contento per questa gara, il terzo podio, e credo di essere stato abbastanza veloce. Patrick è un grande pilota e voglio fargli i miei complimenti, oltre a ringraziare il team che ci ha aiutati molto, mettendoci a disposizione tutti gli strumenti per avere le stesse possibilità. Terzo sul traguardo è Yoshitaka Kuroda, il pilota giapponese di Euronova, che ha partecipato al trofeo Michele Alboreto, avendo già 24 anni. Il mio team è stato molto veloce qui a Monza, in quasi tutte le gare dell'anno, sin dall'inizio, quando a Vallelunga sono arrivato secondo.
È stato difficile come campionato anche per colpa di tanta sfortuna, ma spero che Euronova sia già pronta per la prossima stagione. Oggi ho fatto una buona gara, ma la mia speranza è quella che il team vada bene anche il prossimo anno. Sul podio è salito anche Nicolas Costa, in quanto Kuroda fa classifica solo nella serie continentale. Il brasiliano di Cram Competition è riuscito a ritornare al vertice alla fine di una stagione molto travagliata. Sì, questa gara è stata molto buona. Io sinceramente dall'inizio qua del weekend non aspettavo un podium perché ero sempre decimo, undicesimo. Quindi ho fatto una buona qualifica, è stato sesto. Ieri ho fatto un buon quinto posto che per me è andata bene per i punti. E oggi è stato sempre lì terzo nella gara, partito terzo, però prima curva ho salito a quarto, però dopo ho recuperato una posizione, sono passato Bonifacio. È stato lì tutta la gara, però Kuroda è arrivato come un missile e mi ha passato nell'ultimo giro. Però è andata bene, un podium qui a Monza è molto buono per me. Qui l'anno scorso è andato a vedere la gara e quest'anno da avere l'opportunità da fare la gara e stare sul podio è incredibile. Quindi io voglio ringraziare i miei sponsor, il Vulcano Energy Drink, il Banco Bivouac, anche la Lufama e Cram Competition che ha fatto questa bella macchina per fare quest'anno possibile. Quindi sono molto felice da finire la stagione così. Ora manca solo l'ultima gara che deciderà il primo campione della Formula Abarth European Series. Sergei Sirotkin è ancora al comando della classifica, inseguito da Patrick Niederhauser, mentre tra gli esordienti è ancora lotta aperta tra Gerard Barrabeig, Luca Ghiotto e Robert Visoglio. L'appuntamento è per il 30 di ottobre sul circuito di Montmeló a Barcellona.